88. Ah, beh, ma allora è molto più facile. C'è descritto tutto, un sacco di illustrazioni che mi fanno capire che la cosa è molto più semplice di quello che potrebbe, così darsi a pensare. Già, perché la Opus 88 è una penna che ha un caricamento a contagocce. E come si fa? Andiamolo a vedere insieme. Prima di tutto, beh, l'avete riconosciuta, Demonstrator in edizione limitata, stilo e stile, 350 esemplari. Bella, bella, bella. L'andiamo ad aprire? Certo. Come si fa? Così, svitiamo la parte della unità del gruppo scrivente. Si svita, ha una filettatura, è molto semplice, ed eccola qua. Tra l'altro questo è anche il modo per cambiare il pennino. Quando volete variare la gradazione del vostro tratto, io ad esempio ne ho comprati due, sia quello fine che mi piace molto e ancora di più quello stub che vi presento nel video. Eccola qua, vedete? È una penna che è praticamente vuota, però c'è un meccanismo all'interno. Potrebbe sembrare un pistone, in realtà non è un pistone, però trae in inganno perché anche il fondello si muove così, ma vi spiego dopo questo meccanismo. La cosa importante è che all'interno della confezione troviate questa pipetta, tra l'altro lasciatemi dire, fatta molto bene, ci sono pipette molto più economiche, in plastica, becera, insomma, chi come me usa gli inchiostri anche sui pennini calligrafici sa che c'è di tutto in commercio. Questa è veramente molto bella, gommosa, fa il suo lavoro e lo andremo a vedere subito. In altre parole, cosa dobbiamo fare? Dare un'occhiata alle istruzioni che sono veramente molto molto chiare, prendere l'inchiostro, metterlo nella pipetta e caricare la penna. Nella penna ce ne sta davvero tanto, ma proprio tanto tanto tanto. Allora andiamo a caricarla subito. Quale scelgo? Tre inchiostri stilo e stile, uno più bello dell'altro, ma a me piace tanto. Per la Opus ci metto il Praetorian Blu. Tra l'altro, cosa mi trovo scritto che mi fa veramente impazzire? Have a nice ink. Mi piace un sacco, l'ho detto ai titolari o nelle mani. Veramente una bella, una cosa molto simpatica. Non have a nice day, ma have a nice ink. Ok, andiamo a vedere come si fa. Pipetta. Quando la trovate nella confezione è serrata fino in fondo, quindi se volete fare questo dovete estrarla un pochettino perché messa così andate a premere sul tubicino, quindi la estraiamo un pochettino. Occhio che è di quelle fatte bene, quindi basta davvero poco per risucchiare una grandissima quantità di inchiostro. Io l'ho provata e la prima volta veramente ne ho presa un sacco. Ne ho preso un sacco. La mia stilografica, il mio inchiostro. Vi ho detto, guardate, siccome voglio provarla anche con altri inchiostri, non ne voglio mettere tantissimo. Una volta fatta questa operazione, vado a riempire il fusto. Vi ho detto che ce ne sta tanto, a voglia, tanto. Ne metto un altro po'. Ok, adesso vi faccio vedere una cosa alla quale dovete stare attenti. Ripongo un attimo questa. Chiudo il mio Praetorian Blu, l'inchiostro della serie Roman, sono tre colori, uno più bello dell'altro. Vado a mettere l'unità scrivente, il gruppo scrittura. Adesso, cari amici, la penna intanto si è colorata di blu ed è veramente bella. Vediamo se riesco a farvela vedere sul fondo bianco. Vedete come ha preso colore? Andiamo a vedere se scrive, vediamo un attimo di tempo, ma non scrive. Perché non scrive? Perché c'è questo meccanismo. Questo meccanismo, scusate che sposto per evitare, questo meccanismo sembra una sorta di pistone, in realtà è un pistone, e cioè è il meccanismo che vi salva dalla perdita di inchiostro. Quando è messo a battuta, come in questo caso, vuol dire che è chiuso, cioè il pistone va a battere sull'alimentatore, sul conduttore del pennino, non passa inchiostro. Non appena io lo allento un pochettino, allora ecco che l'inchiostro,
allontanandosi il pistone, l'inchiostro arriva ed eccolo qua. Tra l'altro un blu molto bello, ma ne parleremo nei video, quelli dedicati agli inchiostri. Una parola su come si pulisce questo attrezzo. Come vedete, mi sono messo il guanto e ora vi spiegherò il perché. Allora, potete farlo così, risciacquando la volta per volta, caricando l'acqua, vero? Finché si pulisce, la caricate, adesso vedete che è quasi trasparente. Però, attenzione, perché vi ho detto, ha una capacità di risucchio, come un'idrovora questa pipetta, è fatta molto bene. Allora, vi consiglio, soprattutto se passate da un inchiostro chiaro ad uno scuro o viceversa, per non viziarli, di stappare questo. Ma quando stappate questo, fate attenzione perché spesso c'è dell'inchiostro residuo qua dentro. Eccolo qua. L'inchiostro residuo, quando la sfilate, vi macchia inevitabilmente la mano. Quindi cercate di farlo, insomma, proteggendovi un poco. Non che l'inchiostro, però poi, insomma, avere le mani sporche, ve lo dice uno che non le ha mai pulite. Io personalmente comunque sciacquo sempre la pipetta in maniera smontata, lavo bene questo, adesso lo passo sotto il lavandino, lavo bene questo con un paio di, come si dice, lo pigio e lo rilascio così, insomma, lo lavo bene e poi lo rimonto, tanto è un gioco da ragazzi, però si fa in un attimo e avrete la vostra pipetta asciutta e pronta per l'uso senza inchiostro residuo all'interno che andrebbe a viziare quello nuovo che andate a montare. Una penna particolare, vero? Ricordatevi che questo meccanismo che aziona il pistone, quando avete finito di scrivere, ma non ogni volta che riponete la penna, magari a fine giornata, se no diventa davvero un disastro ogni volta, lo andate a richiudere e il pistone, vediamo se riesco a disegnarlo così. Questo è il pistone che io comando dal fondello. Questo invece è il mio alimentatore che poi finisce sul pennino della stilografica. Questa parte qua, quando va abbattuta, quando si mettono insieme, l'uno si appoggia sull'altro, ovviamente non arriva più inchiostro. È chiaro che comunque, capiamoci, non è immediato il fatto, io l'ho chiusa, come vedete, sto continuando a scrivere perché c'è tutto l'inchiostro residuo, però serve ad evitare innanzitutto che fuoriesca, perché comunque è un sistema di caricamento un po' particolare. Bene, non mi resta che andare alla prova di questa bellissima Opus 88. Ciao a tutti!